Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale curato dalla redazione di Italia 7. In questa edizione iniziamo parlando della nuova tappa della Commissione Sanità del Consiglio regionale che ha toccato stavolta Firenze con una visita all'ospedale storico del centro, il Santa Maria Nuova. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, guidata dal presidente Enrico Sostegni, ha fatto visita all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. L'iniziativa parte da un tour annunciato a inizio novembre dopo gli stati generali della sanità, iniziato con le visite nel Grossetano e all'azienda ospedaliera universitaria Cisanello di Pisa. Santa Maria Nuova è un ospedale sul quale la regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale e quindi diciamo le criticità sono molto limitate anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità che però qui si è provato. A calmerare con una serie di elementi che sono l'elemento del Girot, quindi della possibilità dei professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come appunto punti di eh, ospedali di comunità e altri posti letto fuori. Insomma, c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità. La mancanza di personale in pronto soccorso e qui soprattutto per mancanza di specialisti che ovviamente vengono possano venire a lavorare qui, però diciamo che l'organizzazione è un pronto soccorso, questo che è stato capace di strutturare i girot, e quindi ci diceva anche oggi, vedevamo con il direttore come questo abbia mh, ridotto la necessità di eh, ospedalizzare pazienti che magari hanno le patologie del periodo, quindi persone anziane con malattie respiratorie legate a influenze e situazioni stagionali che non sono state ricoverate proprio perché c'è stata capacità di curarle eh, a casa e questo è un esempio di quello che si potrebbe fare e poi medici internisti che qui lavorano direttamente in turno, in pronto soccorso. Quindi mi pare che una situazione sia davvero equilibrata, quindi un ospedale dove l'investimento in tecnologie, nella struttura e nel personale ha portato davvero risultati. Un ospedale al centro di Firenze con le problematiche che può avere una città bomboniera come Firenze, nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza, eh, ci sono anche gli stanziali e gli stanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova eh, subisce i problemi di una popolazione eh, molto intensa di una città metropolitana, cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre eh, realtà che abbiamo eh, visitato, e cioè per esempio la Maremma oppure eh, Pisa. Ad accompagnare i consiglieri nelle diverse tappe della giornata, lo storico presidio ospedaliero del centro di Firenze, il direttore generale dell'Asda Toscana Centro Paolo Morello Marchese. Noi stiamo andando avanti secondo quella che è la funzione di, di questo ospedale. Noi facciamo da un punto di vista di accessi d'urgenza quasi 40.000 accessi l'anno al centro di una città cosmopolita e quindi abbiamo eh, un po' una diversificazione di patologie e di necessità amplissima. Per questo naturalmente l'ospedale ormai c'è una storia ben consolidata, poi ha una serie di specialità eh, particolari. A partire dalla chirurgia bariatrica che è di riferimento nazionale. Parlare di Santa Maria Nuova è come parlare di qualsiasi altro ospedale dove ci sono delle carenze di personale che sappiamo ma perché dalle scuole di specializzazione non ce n'è a sufficienza e quindi bisogna trovare modelli sempre in evoluzione che permettano comunque di soddisfare la richiesta del, dell'utenza. Il territorio può fare sicuramente molto e noi abbiamo qui organizzato proprio un servizio con i geriatri, sapete il nome è il Girot, eh, sintetico, ma in soldoni sono geriatri che prendono in carico proprio già dal pronto soccorso. Anziani che in realtà avrebbero dovuto trovare una risposta nel, nel territorio li prendono in carico e li riportano di nuovo sul territorio facendo servizio a casa oppure nei letti di cure intermedie nel territorio con gli specialisti proprio perché vogliamo dare la testimonianza qui al centro di Firenze che eh, il più possibile si deve cercare di mantenere. Da questo punto di vista abbiamo anche incrementato molto il rapporto con i medici di medicina generale. Questo è un punto nevralgico su cui stiamo molto lavorando. Non esiste in alcun modo un'idea che si possa chiudere un pronto soccorso. Torno a ripetere, c'è una normativa ben precisa, questo è un ospedale che deve avere il pronto soccorso. Quindi e ancora una volta è una questione di organizzazione se mancano perché non abbiamo specialisti dell'emergenza ci sono i colleghi dei reparti che devono dare una mano questo è quello che si sta facendo quindi non è in alcun modo possibile che questo avvenga gli ospedali provinciali, quelli che si chiamavano una volta provinciali che sono Pontanniche, di Torregalli, Prato, Empoli e quelli di base come appunto questo, come Borgo, come Pescia, e sono ospedali che per norma, avendo tutte le specialità necessarie, devono avere pronto soccorso. Quindi noi ci si riorganizza. E ora c'è un concorso, stiamo proprio ora in settimana, avremo l'incontro in assessorato per utilizzare totalmente la graduatoria che sono 160 colleghi di medicina interna che andranno a incrementare i reparti e così partecipare nei turni anche per il pronto soccorso. Appena avremo i medici di pronto soccorso assumeremo anche quelli. L'Osservatorio della Legalità della Regione si è insediato e ne abbiamo già raccontato ovviamente i primi passi, adesso la prima seduta. L'Osservatorio della Legalità si è riunito per la sua prima seduta a Palazzo del Pegaso. L'istituto nasce con l'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni malavitose, delle organizzazioni criminali sul territorio. Proseguiamo con la definizione di quelle che possono essere innanzitutto le componenti da ancora da inserire. Punto secondo, la questione urgente è quella di tener conto anche di quello che sta emergendo. Su tante realtà regionali che evidentemente chiedono un intervento puntuale e preciso, quantomeno di è quello che ci compete di osservazione, di relazione, eh, di collegamento, questo è il compito dell'osservatorio. Tra l'altro eh, venerdì prossimo sarà presentato il rapporto annuale della normale di Pisa sull'infiltrazione toscana e mafiosa in Toscana e quindi Dovremo anche lì eh, poi successivamente convocare eh, i promotori coloro che appunto ci forniscono annualmente questi dati perché sicuramente il rapporto annuale dà un quadro molto preciso di quello che sta accadendo. Ci sono molti temi che mi stanno ma ci stanno tutti a cuore, chiaramente quello della cultura della legalità, del coinvolgimento dei ragazzi più giovani ma non solo, lavorare con l'impresa, con le categorie, cercheremo di fare un programma molto ricco che cerchi comunque di difendere la legalità a 360 gradi. Ci si riunisce stamani proprio per cominciare a fare qualcosa di concreto e quindi un minimo di programma di lavoro perché sappiamo che la Toscana non è terra di mafia ma le infiltrazioni mafiose purtroppo ci sono, basta pensare all'inchiesta che ho, quantitativi di droga sequestrati nel porto di Livorno, quindi bisogna fare qualcosa senz'altro. La Street Art come progetto di educazione, un murales presentato in una scuola di Firenze all'interno di un bando, il Rigenerazione Toscana, a cui, che ha avuto molto successo. La Scuola Media Poliziano di Firenze sarà capofila della Street Art come valore sociale, educativo e di riqualificazione. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, Antonio Mazzeo, con il Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, e il Consigliere Regionale Mario Puppa, hanno presentato il progetto I Colori della Pace, primo murales che sarà realizzato grazie al bando più riuscito del Consiglio Regionale, il Rigenerazione Toscana, oltre 2 milioni a 193 comuni. È stato bellissimo incrociare lo sguardo delle bimbe dei bimbi che seguivano il racconto dei due artisti. Come si può rappresentare la pace in questo tempo difficile facendo attraverso strumenti di comunicazione moderna? La street art è esattamente questo. Noi siamo felici di aver finanziato questo progetto rivolto alle ragazze e ai ragazzi più giovani per mandare anche un messaggio di speranza. Ognuno può contribuire a costruire un mondo di pace. È molto bello per noi del Consiglio regionale poter dedicare una parte delle nostre risorse a un progetto che parla ai cittadini e alle cittadine più giovani, ai ragazzi e alle ragazze della scuola e soprattutto di questo segmento della scuola che è la secondaria di primo grado eh, e parla ai più giovani con un linguaggio che loro apprezzano, eh, che è il linguaggio degli artisti che dipingono i nostri muri eh, e lo fanno appunto eh, tante volte lo fanno in uno spirito anche di eh, contesa dello spazio pubblico con le istituzioni, ma tante volte no, anche in uno spirito di collaborazione. Io ho sempre lavorato molto da assessore alle politiche giovanili nel comune di Firenze con il tavolo degli artisti ehm, che eh, dipingevano le nostre pareti che hanno un street artist o a seconda dei nomi eh, o prediligono l'una denominazione o l'altra ma quello che conta è eh, l'idea di um, Far passare ai ragazzi il senso di, di appartenenza di un muro della propria scuola che diventa un muro bello sul quale eh, si esercita la creatività. Attraverso fondi del Consiglio regionale abbiamo voluto finanziare tra i vari interventi anche questi che riguardano nel, in particolare la rigenerazione urbana attraverso l'arte di, di strada in modo da valorizzare sia l'aspetto artistico ma anche la riqualificazione degli ambienti, perché quando si parla di street art si parla comunque di artisti che intervengono sulle strutture per dare diciamo, sia un messaggio, in questo caso rivolto alla pace, ma anche cercando di migliorare diciamo, l'aspetto visivo delle, degli edifici stessi. I consiglieri, insieme al curatore del progetto, Gian Guido Maria Grassi, e gli artisti che lo realizzeranno, Moods e Money Less, hanno spiegato alle studentesse e agli studenti della scuola il valore dell'iniziativa, resa possibile grazie al contributo dell'associazione START Open Your Eyes. Abbiamo cercato di coinvolgere eh, quattro artisti toscani e affiancati da altri quattro, sempre artisti toscani più, più giovani e abbiamo cercato di portare una sorta di nuovo eh, rinascimento, in qualche modo, attraverso l'arte. E mh, da sempre gli artisti italiani e toscani specialmente hanno dato un contributo alla comunità e al mondo con il loro lavoro e penso che anche oggi questi artisti siano eh, gli eredi in qualche modo dei grandi, dei grandi del passato e quindi spero che appena il muro sarà bello tutta la scuola e il quartiere, insomma la città potrà godere di una nuova opera che diventerà patrimonio di tutti. Per la mia parte eh, diciamo, ho fatto delle, delle sagome che verranno appunto messe eh, sulla eh, diciamo, parte esterna e eh, diciamo, solitamente mh, con le sagome con cui io lavoro eh, partono da eh, un mio linguaggio, un mio eh, modo di fare, insomma alfabeto, prendendo però spunto da eh, degli spazi, de 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 mh, diciamo, sì, degli spazi, eh, delle città che poi, eh, eh, insomma, nelle quali saranno... Eh. Esatto, collocate. In questo caso ho preso in considerazione tre porte di Firenze, quindi anche il fatto dell'entrata, anche il fatto che eh, eh, come dire, sarebbero state messe all'entrata della scuola dell'istituto, eh, ho diciamo, trovato ehm, come dire, consono, fare, 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 fare diciamo, questa scelta, anche perché sono eh, come dire, le parti principali o comunque um, delle parti principali eh, della eh, dire, città, eh, città stessa. Il mio intervento sarà sulla parte interna della scuola, all'entrata, e diciamo che io lavorando con l'astratto non, non metto mai un, un tema principale, quindi sarà una composizione eh, di, libero, eh, di libera fruizione, nel senso che sarà un po' il, il pubblico che verrà a vederla che troverà il suo, la sua chiave di lettura. Quindi diciamo che è una composizione astratta, geometrica, e molto colorata e di facile interpretazione. Diciamo. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.